Benvenuti cari colleghi, oggi parleremo di ritrattamenti complessi in endodonzia, un argomento molto spinoso perché oggi ci ritroviamo a affrontare diversi casi di questo tipo e sono sempre tutti molto difficili da affrontare nella nostra pratica quotidiana. Quando parliamo di casi complessi in endodonzia possiamo avere ovviamente casi complessi che riguardano i trattamenti endodontici primari e casi complessi che riguardano i ritrattamenti che obiettivamente sono il numero principale di casi che oggi andiamo ad affrontare durante la nostra pratica clinica quotidiana. Quando parliamo di ritrattamento endodontico abbiamo diverse fasi che possiamo affrontare e sono tutte fasi che andremo a sviluppare nel dettaglio durante questo videocorso. In particolare andremo a parlare del disassembling coronale, ossia della rimozione di corone e perni e di come effettuare l'accesso al sistema endodontico, il riaccesso al sistema endodontico. Parleremo di localizzazione degli orifizi dei canali dimenticati durante il primario trattamento, che sono la principale causa di fallimento del trattamento endodontico, e di come affrontare i canali calcificati. Andremo a parlare e a vedere casi che riguardano il bypass e la rimozione di strumenti fratturati e tutte le tecniche e tecnologie che possiamo utilizzare per effettuare questa fase durante i ritrattamenti complessi. Andremo a parlare di come rimuovere i vecchi materiali di otturazione canalare di qualsiasi natura essa siano. Vedremo come affrontare la presenza di gradini creati da un precedente trattamento, di come superarli e di come fare il management di questo tipo di anatomie e lo scouting o la negoziazione del terzo apicale in anatomie complesse e alterate dal precedente trattamento. Infine andremo a parlare di anatomie alterate e come ripararle, quindi come riparare la presenza di perforazioni, come sigillare degli apici aperti da una precedente patologia e la presenza di anatomie alterate di qualsiasi tipo. Tutto questo verrà affrontato durante questo videocorso nella maniera più clinica possibile, descrivendo a voi lo step by step di ogni singola procedura attraverso immagini di casi clinici e soprattutto video molto esplicativi che possono sicuramente aiutarvi sin dal giorno dopo il corso ad affrontare i vostri casi clinici e a risolverli nella maniera più efficace possibile. Vi aspetto numerosi.